Oggi ci troviamo presso l'impianto del Cordar a Cossato, e ospiti del Cordar, in quanto siamo stati premiati dalla Camera di Commercio Italo-Germanica, la AHK, come una delle best practice di aziende tedesche in Italia. Questo è l'impianto del Cordar, è uno degli esempi di impianti di trattamento e depurazione delle acque che noi progettiamo e realizziamo sul territorio italiano. Noi oggi siamo qui insieme alla delegazione della Camera di Commercio Italo-Germanica, con anche dei referenti del Ministero dell'Energia della Germania, che sono venuti in visita e hanno dato il loro supporto in quanto esempi di aziende tedesche in Italia che assolutamente integrate aiutano lo sviluppo del territorio italiano. Questo è esattamente uno degli esempi di efficienza tedesca e ingegneria italiana che porta uno dei risultati migliori che si possono avere nel quanto riguarda gli impianti di depurazione delle acque. In realtà è per la nostra società, insomma, ma per il territorio è motivo di orgoglio poter ospitare presso questo impianto, che è sicuramente il più grande di quel tra quelli da noi gestiti, una delegazione che venga che sia proprio qui venuta per verificare come la funzionalità di questo impianto e dal punto di vista del trattamento dei reflui che noi trattiamo e dal punto di vista dell'efficientamento energetico. Per cui per noi è motivo di grande orgoglio, e l'impianto, e per come funziona l'impianto, e poter essere, ecco, un esempio di best practice in questo settore. Queste sono delle occasioni assolutamente importanti per la nostra società, per far conoscere non solo a livello territoriale, ma per quello che abbiamo visto oggi anche fuori dai confini nazionali, come debba funzionare un impianto di trattamento, e anche appunto ottenendo, oltre al risultato finale, che è quello che tutti si aspettano nel piano di depurazione, cioè quello di restituire all'ambiente dei reflui trattati e quindi assolutamente compatibili con l'ambiente, anche quello di ottimizzare la risorsa energia, che è molto importante. Per cui è stata una grande occasione che va di pari passo con quelle che noi stiamo organizzando anche di formazione con le scuole del territorio, per far capire, insomma, che il ciclo delle acque non è limitato, no, alla mera captazione e a quello che noi troviamo aprendo il rubinetto, ma che c'è tutto un intensissimo lavoro anche a valle, appunto in tema di depurazione, per cui per noi sono molto importanti queste occasioni e siamo molto felici di poter aver ospitato questa importante riunione presso il nostro impianto. Per me è stata veramente un'esperienza molto positiva e molto gratificante il fatto di arrivare alla fine di questo progetto, che è stato un progetto molto complesso di revamping dell'impianto, iniziato circa due o tre anni fa, che ha ovviamente incluso tutta una serie di interventi che riguardavano il rispetto di normative a livello europeo, ma che ci ha consentito anche di migliorare l'efficienza depurativa dell'impianto, introducendo anche queste nuove tecnologie che ci hanno portato, ecco, alla giornata di oggi. Il fatto di poter sfruttare opere già realizzate all'interno dell'impianto, inserendo semplicemente delle tecnologie all'avanguardia, è sicuramente per noi stato un punto di forza, perché ci ha consentito di arrivare a un livello di efficienza dell'impianto molto elevato, senza dover intervenire ulteriormente
sul territorio e quindi a livello di impatto ambientale. Oggi infatti con l'introduzione di questo sistema di pacchi lamellari, il funzionamento, l'efficienza dell'impianto è sempre ad alti livelli in tutto il periodo dell'anno, e questo ci consente poi anche di riutilizzare la nostra acqua finale per delle altre attività all'interno dell'impianto, proprio perché ci consente di avere dei livelli di qualità e soprattutto in termini di solidi che vengono rimossi da questa sezione, tali per cui per tutta la rete di attività interne, di distribuzione, anche di utilizzi tecnologici all'interno dell'impianto, possiamo essere da questo punto di vista autosufficienti.